fatto partire. Ho fatto partire Metal Gear e sentire questa host mi ha messo una paresi facciale. Una paresi facciale. Come faccio a emozionarmi così tanto? Buonasera ragazzi. 5 minuti in anticipo, quindi 5 minuti di particolare calma, ma... Porca miseria. Mi sento un coglione. La sentite? Io impazzisco. Impazzisco. Ma non solo, anche i suoni. Dai, facciamolo. Oh, prima di prendere tutto la luce. Metal Gear Solid 1. Buona fortuna a chi domani ha esami, assolutamente. Forza e coraggio, ragazzi. Allora. Allora. È un'ottima domanda pre-live, abbiamo 3 minuti, posso rispondere al quesito del fatto Mike, li farai tutti di seguito i Metal Gear Solid? La risposta è un ni, perché sì, giocheremo la Metal Gear Saga, troverò il modo di farli tutti, troviamo il modo, ve lo prometto, a costo di distruggere la mia stanza, troviamo il modo, nonostante ovviamente la qualità delle live rimanga questa, perché lì non si può fare nulla, ma... Ci tengo particolarmente a far contento chi non vuole vedere live di questo tipo. Quindi secondo me il venerdì cominceranno ad apparire un pochino più volte le live, ma non so quando. Adesso ho altre priorità, focus sulla produzione. So anche che potreste dirmi, ma le live sono dopo cena. E io a volte produco anche dopo cena, lo sapete. In questo momento è importante farlo, davvero importante farlo. Ma vorrei portare anche Isaac, Anti-Birth, appunto, dopo il finale. Anche Phantom Pain? Ma why not? Non era, adesso non era nei miei pensieri, ma certo. Ho più priorità per Peace Walker che non The Phantom Pain. Per tante ragioni. Allora. Per il resto, sappiate questo. In questa serata probabilmente non avrò occasione di parlare moltissimo di Twin Snakes. Buffo, buonasera, grazie. Qui si parla appunto di questo ragazzo mi ha scritto che sta recuperando giochi PlayStation 1 anche lui. Stiamo parlando di chicche come Wipeout 2097 Medieval. Wow, chissà, il tempo lo abbiamo. Allora faccio un po' di fastidio con il microfono. Grazie Sora. The Light. Mi fai pensare a Nomura. Grazie di cuore. Mi dispiace questi minuti di calma, ma sono arrivato un po' d'anticipo. Allora, quindi. Siamo pronti. Quello che accadrà stasera, ragazzi. Wow! Quanti doni per partire? Sono sorpreso. Guardate, in realtà. Doni a parte, tra l'altro. Che bella che è la passione che mostrate nei confronti di questo progetto live, che ovviamente non è uno spirito, men che mai un'anima. Stiamo giocando, condividendo una partita notturna, è qualcosa di assolutamente superficiale e leggero, ma mi sta permettendo di scoprire quante persone, tra l'altro del mio pubblico attuale, quindi comunque abbastanza spesso grandicelli, ma anche non, ma rispetto al mio tipo di pubblico, mi sono... stupito, sono rimasto sorpreso che così tanti non conoscessero Metal Gear Solid, non che non ne avessero sentito parlare, ma che non lo avessero giocato, lo stanno scoprendo con me. Tra l'altro questa live non avrà una qualità superiore a livello di contenuto concreto rispetto alla scorsa,
non ho potuto, mio malgrado, in questi giorni approfondire l'emulatore, né in qualche modo poter costruire una memory card e cose del genere. Quindi non potremo parlare con Mei Ling, ma avremo un'altra interessante donna con cui discutere oggi. Ora, scusate il leggero preludio di raffreddore che sto stroncando, e andiamo. Tra l'altro ora quello che dovremo fare sarà, come vi ho promesso, come voi mi avevate consigliato, coloro i quali conoscono bene la saga, backtracking. Non obbligatorio, ovviamente, ma sempre piacevole in questo caso. Allora, quello che vorrei dirvi è che fondamentalmente le molte domande che mi stanno arrivando, come spesso succede in live, perché molti curiosi magari arrivano a vedere la live soltanto in un momento successivo alle precedenti, ecco, mi stanno domandando: ma porterai quel gioco o quell'altro all'interno di Sutorima? La risposta, sappiate questo ragazzi, sarà quasi sempre sì. Non mi pongo molti limiti, non ho limiti in live. L'unico limite che ho è il fatto che, appunto, essendo un contenuto non importante, non ci posso dedicare moltissimo tempo, quindi non posso fare live giornaliere o cose del genere. Ma contemporaneamente vivremo talmente tante cose, e soprattutto, io questo ve lo dico sempre nello stesso modo, ma mi ripeto per un'ultima volta, almeno stanotte, per un'ultima volta, la mia mancanza di fibra ottica e la qualità molto bassa delle live a livello tecnico mi impedisce di essere sereno nel fare certi esperimenti particolari. Allora, i laser sono stati disattivati, a questo punto è arrivato il momento di giocare di backtracking vero e proprio. I laser non sono stati disattivati, ricordavo completamente male. Scusate un secondo, ma i laser non sono disattivati, ho fatto un load state istantaneo, quindi proprio continua della serie pippa incredibile. Ma I laser non erano disattivati quando ci tornavo. Ah! Sono disattivati dopo il PSG1? Prima del PSG1, sbaglio? Merda, che pippa! Ragazzi, non vi sto neanche a dire quante volte, quanti anni fa ho giocato Metal Gear Solid. Mi sento incredibilmente inadatto adesso. Allora, avviso su Telegram che siamo online, perché non l'ho detto, perdonatemi. E mamma mia, mi sono fatto fregare dall'abitudine, perché sto cercando di fare una run diversa dal mio solito, in cui invece facevo tanto... Sì, ma mi consigliano di fare più save state possibili, di fare spesso F1 per tornare indietro se qualcosa non va, ma non importa cosa non va, giochiamolo con i continua, le morti, come vada. In questo caso purtroppo abbiamo uno dei pochissimi casi in cui abbiamo un failure state se perdi questa zona, cioè tu non puoi sopravvivere qui se non hai... No, secondo me nemmeno con la maschera antigas, non ho mai fatto esperimenti, forse in tutte le 40 run, forse una volta sì, mi sa che non si può, sei destinato a morire, quindi non utilizzerò il save state, non utilizziamo gli strumenti dell'emulatore, ragazzi, io vi voglio far vedere Metal Gear Solid, non emuliamo Metal Gear Solid. Nel New Game Plus, che faremo in fretta e furia, potremo divertirci un po' di più, ma per ora la prendo tremendamente sul serio, chiacchierando e scherzando, ovviamente. Allora, che tra l'altro qui c'è un gioco di parallasse terrificante, però fortunatamente siamo grandi. Tra l'altro stiamo anche, appunto, non a difficoltà estremo, quindi diventerà particolarmente fruibile. Certo che è colpa dei Lalilulelow, però questo non andrebbe detto ancora, per quanto sia giustamente non uno spoiler, nel modo più assoluto. Sembra più che altro una filastrocca. E sotto un certo punto di vista lo è una filastrocca. Dicevamo, allora. Dunque, proseguiamo, metto la chat moderatori, perdonate un po' di tosse all'inizio di questa run, parlo tra l'altro non di tosse reale una volta tanto, e facciamo i soldati. Godiamocela un po'. Guardiamoci intorno, viviamo la tridimensionalità di queste mappe, perché a maggior ragione, in questi casi, quando c'è qualcuno che non conosce Metal Gear, io ci tengo particolarmente a mostrarvi tutti i possibili dettagli che può avere un videogioco come questo, specialmente uscito nel 98. Grazie Francesco, grazie di cuore. E benvenuti a tutti coloro che si stanno iscrivendo, anche se non ho sentito suoni e nel caso sia successo, perdonatemi, benvenuti. Allora, ovviamente, avete sentito lo sbadiglio? Meraviglioso. Sta dormendo. Sta facendo il birbante. Ora,
ovviamente i passi fanno rumore, c'è sempre la possibilità di baricchiare, perché Snake, vedete, c'è un modo per camminare, che tra l'altro è anche canonico in realtà, però insomma, questa è più una cosa d'anima. Allora, ora, una cosa molto importante, che ho discusso anche nello scorso, nella scorsa serata, è che effettivamente il gameplay di Metal Gear Solid è molto limitato rispetto ai suoi seguiti, cioè è molto difficile non uccidere facendosi vedere o avendo interazioni con gli altri soldati, diciamo, con i soldati, non dovrei chiamarli, stavo per fare un piccolo spoiler, non facciamolo. E ho sentito abbaiare, mi dispiace se lo state sentendo, ci sono creature che non fanno parte neanche del mio, della mia famiglia in questo caso. Allora, noi è possibile afferrare per la gola i soldati. Afferrando per la gola i soldati è possibile stringere la loro gola il più possibile, più volte. È una questione di numero, una questione di pressione di tasti consecutiva. A seconda del numero che si utilizza, anche a più riprese, vengono uccisi, spezzando loro il collo, o storditi. Io, fin da bambino, non ho mai imparato a memoria, non ho mai voluto imparare a memoria perché mi piaceva l'idea del realismo, ero piccolo, no? Quanti servono precisamente per far svenire, quindi potrei fare figuracce. Però, piuttosto, lo facciamo 6 volte? No, un po' di più. Vediamo un po' se sviene. Perfetto. Questo è uno degli strumenti più importanti qualora il caso sia che non si vuole fare una run senza uccidere. Cioè è possibile non uccidere Metal Gear Solid, oppure se si vuole massacrare l'avversario, non c'è niente di meglio per farlo che un ottimo silenziatore per la pistola SOCOM. Attenua il rumore e il lampo di luce. Quindi la si equipaggia mettendolo sull'arma e sentite un po' il suono? Non è il momento di... Oh, avevo l'arma equipaggiata! Avevo l'arma equipaggiata! Ok, dobbiamo nasconderci. Non volevo ucciderlo. Povero. Non volevo ucciderlo. Non volevo ucciderlo. Mannaggia. Non se lo meritava. Non se lo meritava. Non se lo meritava nel modo più assoluto. Quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace per lui. Non... Volevo mostrarvi come funzionava il silenziatore. Avrei voluto uccidere qualcuno alle spalle, senza fare rumore. Però è finita male, è finita veramente male. Tra l'altro, la fuga in Metal Gear Solid è molto straightforward, molto diretta. Ti devi nascondere, aspettare che finisca il timer. Loro hanno un'intelligenza artificiale abbastanza semplice. È comunque il primo capitolo, un esperimento evolutivo di Metal Gear 2 Solid Snake eccezionale. Insomma, comunque. Ora, dopo questa figuraccia, povero Snake. Ora si sentirà appesantito dalla mia pessima performance. Come avrete notato, la mappa è già cambiata. Uno dei due carri armati è scomparso. Andiamo a sfruttare questa chiave di livello 3 il più possibile. Warehouse si chiama questa host. A te piace uccidere. E ora, presto a poco, tutte le porte della base, almeno a questo piano, sono completamente libere. E se uno avesse mai dubbi sul fatto che ci possano essere trappole, è possibile vederle in tempo reale. Mi vedete particolarmente in forma non perché io non sia stanco, ma perché adoro queste serate con voi. Abbiamo ottenuto 3 chaff e una cardboard box. Ecco, questa è una cosa che sorprenderà tantissimo. Non credo che... Allora, chi non conosce Metal Gear Solid, penso che comunque conosca la sua estetica, i suoi meme... eccetera eccetera eccetera, quindi mi rendo conto che non stupirò nessuno, ma la cardboard box è una vera e propria scatola di cartone. C'è scritto sopra per l'eliporto ed è possibile nascondersi al suo interno. Tra l'altro, guardate ragazzi la cura per i dettagli, è possibile in prima persona notare il dettaglio di star guardando attraverso una visiera praticamente. E sì, questo è Metal Gear Solid, questo è uno dei migliori esempi della sua autoironia e di come effettivamente essere nascosti sotto una scatola di cartone sia effettivamente un'incredibilmente evoluta strategia militare dell'Xbox Sound. Allora, grazie Barbarossa e Spellbook Master, buonasera a tutti.
mi avete coperto di doni stasera, Lillery, grazie di cuore. Tra l'altro, io qua dovrei stare un pochino attento a evitare troppe chiacchierate spoilerose, ma parlando di easter egg nei confronti della scatola di cartone, oh, cosa non c'è in Metal Gear Solid 2? E quella è molto nascosta. Tra le altre cose, né in Twin Snakes, come in Metal Gear Solid 2 e successivi, avremmo potuto distruggere la telecamera di sicurezza puntando la pistola e colpendo il vetro, comunque la sua componente elettronica fragile. Il punto è che in Twin Snakes questo distrugge il level design, tra l'altro dando alle guardie un campo visivo che rompe il game design e il gameplay perché è troppo esagerato rispetto agli standard costruiti per questo tipo di mappa. È un casino Twin Snakes da tanti punti di vista, però è attraente, è conturbante. Ora, noi potremmo provare per esempio a uccidere questa guardia in silenzio, vi faccio vedere come si può fare. È una cosa molto poco Metal Gear, però le scelte fanno... Oh, oh. Giusto? Ehi, sembrava qualcuno. Vedete, un po' scomodo perché tu non vedi l'avversario. L'ho colpito con un colpo di pistola e non ha abbandonato la postazione. L'abbiamo ucciso. Questo oggigiorno sarebbe criticabile in recensione, no? Per affrontare uno scontro a fuoco non puoi vedere l'avversario perché non si può sparare in prima persona in Metal Gear Solid. Quindi dici, cazzo, come si fa? E questo sarebbe criticabile. A quest'epoca in realtà era solo meraviglioso il pensiero che tu potevi attraverso... Non lo potete notare guardando, ma esiste un leggero auto-aim nel gioco che ti permette di colpire a distanza. È tutto ragionato, non è un errore di dimenticanza, è un limite, ovviamente. Comunque, questa è una porta di livello 4. Non a caso, poco fa ho detto pressa poco tutte, e non tutte. Però qui abbiamo... una cosa molto importante. Oltre al fatto che le stanze sono tutte diverse, sono costruite per dare... Vedete, vi ricordate quando criticavo aspramente il level design? Non dico il world design, ossia la composizione delle mappe, come sono costruite. Parlo letteralmente di come vengono riempite le stanze in Dark Souls 2 rispetto a Demon's Souls e Dark Souls, per esempio. Metal Gear Solid è estremamente curato in questo. È eccezionale. E abbiamo trovato il Mind Detector. Nel mentre vi ricordo che è sempre possibile anche mettersi sotto i tavoli per nascondersi. È pieno di zone in cui si può effettivamente stare tranquilli quando si viene sgamati. E in questo caso, tra l'altro, in questa partita per ora sto leggendo pochi commenti, proprio perché voglio darvi il massimo contenuto possibile. Certo che chiameremo Nastasha, solo che Nastasha... Vediamo un po' se ci risponde adesso, perché in teoria... Non conosco tutti i segreti del codec, o meglio, li avevo studiati a memoria all'epoca. Adesso un po' li ho persi, ma... Sono Nastasha Romanenko. È un piacere lavorare con te, Solid Snake. Questo è segreto. Sei l'esperta nucleare di cui mi ha parlato il colonnello. Sono io. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi sull'argomento. Sono anche analista militare, perciò ho una vasta conoscenza di armamenti. Mi hanno chiesto di partecipare a questa operazione come supervisore della squadra di ricerca nucleare d'emergenza. Ho accettato con piacere. Dobbiamo impedire ai terroristi di mettere le mani su qualunque genere di arma nucleare. Spero di poterti aiutare a fermarli. Sei un tipo in gamba. Questi terroristi hanno davvero intenzione di lanciare una testata nucleare. Il mondo non può stare a guardare che ciò accada. E nemmeno io. Purtroppo da qui posso soltanto fornirti delle informazioni. Spero che basti. In ogni caso, un altro soldato qui non cambierebbe molto le cose. Sono felice di lavorare con te, Nastasha. Il piacere è mio, Snake. Allora, non stupitevi che io mi ricordassi la frequenza. Sì, per questo ho messo segreto tra virgolette, è una frequenza che ti dà Campbell, o meglio, ti contatta nell'area successiva a quella a cui abbiamo cominciato la puntata stasera, volendola chiamare puntata, ma puoi chiamarla anche prima, e questa è una chicca meravigliosa. Allora, il fatto è che
questo tipo di personaggio, che tra l'altro, Ernesto, grazie di cuore, un piccolo dono per il tuo costante impegno nel lavoro che svolge con passione. Veramente, sono parole da batticuore queste, ma vi dirò una realtà. È molto importante. Nastasha è un personaggio molto spesso, da anche alcuni appassionati, senza in realtà sbagliarsi più di tanto, ritenuto secondario, come può essere Master Miller in Metal Gear Solid, perché Master Miller ti parla di strategia, di fauna, di flora. Flora forse un po' meno, ma insomma molta fauna, eccetera. Mentre Nastasha si concentra particolarmente sugli armamenti. Trovi un'arma, il cercamine, un altro oggetto che non posso dire, la chiami e ti riempie... Ah, Bodizer, grazie, perdonami. Mancia del deserto. E praticamente quello che accade è che ti può dare approfondite descrizioni degli armamenti, degli equipaggiamenti, degli oggetti che trovi in Metal Gear Solid. Ecco, qui, ragazzi, come si suol dire... Dopo un po' di bevute di notte al pub con gli amici, latte ai coglioni. Capiremo il motivo più in là, ma c'è di peggio in Metal Gear Solid comunque. Allora, possiamo anche fare le bestie e uccidere tutti, cioè... tuttavia... Psycho Mantis, perdonami. Perdonami. Tanto i complimenti me li becco uguale. Ehi, ragazzi, pensate veramente che Sabaku no Maiko non muoia apposta per farvi vedere il game screen, lo screen del game over e l'incredibile, stupenda chicca dei personaggi secondari che ti chiamano disperati al codec? Palesemente fatto apposta. Palesemente. Allora, best pureia. Dunque. Non sei molto attento alle trappole. Già, 4 colpi. Sempre loro. Allora, devo stare attento a trattenermi. Perché ora come ora potrei farvi una citazione di un segreto. Vedete qua, possiamo trovare cose fighe? Nikita. Cioè, ragazzi, questa è una cosa pazzesca. Cioè, diciamo che i giocatori che non tornano indietro potrebbero rimanere sorpresi da questo. Cioè, c'è il Nikita, o meglio, le munizioni per il Nikita, molto prima di quando sia possibile ottenerlo. No, credo che non te lo facciano ottenere perché è importante avere un certo dialogo in un certo ritmo. Però il backtracking in Metal Gear Solid è figo. Per un attimo però ho confuso i ricordi ed ero convinto di trovare il vero Nikita. Mentre qui abbiamo invece quello che si tende a trovare sempre alla prima run, perché si esplora. Come potete notare ci sono anche i laser che proteggono il Famas. Eccoci qua. Perfetto. No, allora, il Nikita si trova al secondo piano interrato dell'edificio successivo. Tuttavia, se io adesso, per esempio, no, ragazzi, equipaggio il Famas, potrebbe aver qualcosa da dire Nastasha, che adesso, tra l'altro, è stata aggiunta alla quick call, diciamo. Quello è un Famas, un fucile da assalto. È solido e facile da usare. Molto resistente alle alte temperature. Un'arma molto versatile. Può sparare fino a 1000 colpi al minuto. In automatico puoi svuotare un caricatore da 25 colpi in pochi secondi. Ora, una cosa molto interessante. Questa è una cosa... for fun only. Ah, l'ho preso il Nikita! Ok! Allora ricordavo... Bene, no? Mi sembrava strano, ho cercato di giustificare un mio ricordo sbagliato, perché ho detto, ok, allora se non posso prenderlo sarà perché vogliono avere un certo dialogo senza la soluzione subito, ma era un po' dubbioso, grande, è preso, era quello a destra. Ok, allora, ora vi faccio vedere una cosa, vi ci faccio arrivare, ovviamente chi è giocatore anziano... Non avrà dubbi, non avrà alcun problema a dire, ah certo, ovvio, però
chi non ha giocato Metal Gear Solid, chi non ne conosce alcuni segreti, o comunque chi non c'è veramente tanto cresciuto, potrebbe ricevere una sorpresa. Potrebbe ricevere una sorpresa. Allora, perdonatemi se ho ucciso spietatamente soldati che dopo tutto non sono crudeli di per sé, ma la guerra non cambia mai. Ora vi faccio vedere qualcosa di doloroso per un giocatore, ossia scaricherò un caricatore di FAMAS. Allora, tra l'altro c'è sempre stata questa realtà nei trailer di Metal Gear Solid, perché Metal Gear Solid è stato uno dei primi videogiochi ad avere veri e propri trailer di anteprima e rilascio, i quali avevano sempre, questo è rimasto fino a Metal Gear Solid 3, assolutamente, sezioni in cui Solid Snake riempiva di C4 la base, cosa che abbiamo fatto tutti, che sparava col FAMAS all'infinito in maniera epica e incredibile con una camera a spalla o sotto l'arma, meravigliosi. Però come la guerra è cambiata? La guerra non cambia mai. Però in realtà no, dovete stare buoni. Se io dico, allora, questo non lo dico per coattanza, questo non lo dico per coattanza, ma come vi dissi nella prima live, se dico qualcosa di sbagliato, non è in questi casi citazionistici del gioco, eccetera, non è perché sbaglio, è perché voglio creare un contesto psicologico per chi non lo conosce e che poi venga stupito. Dopo aver sbagliato il fatto che si trova il Nikita davvero, cozza sta cosa, però peccato, però è così. Ricordiamoci cosa ho detto nella prima live, guai a voi, ok? Quindi però che succede col FAMAS? Vedete che in basso a destra abbiamo i proiettili rossi? Ve li faccio vedere. Questi proiettili sono traccianti, sono bellissimi da vedere. Ok? Perfetto. Che succede quindi? È possibile, in un certo modo, nel gameplay, ottenere nel New Game Plus una bandana che ti permette di avere munizioni infinite. Le munizioni infinite si attivano qualora al caso tu la equipaggi, e quindi è possibile avere il FAMAS con le munizioni traccianti infinite. Meraviglioso. Meraviglioso. Sono le api di The Pain. Comunque, mi raccomando, corregge... Oh, quasi quasi faccio F1. Ma in realtà non serve, perché a questo punto basta fare continua. Cioè, i continua non mi preoccupano per niente, in realtà. Era solo che non volevo fare la strada con tutta la pausa, tutta la morte lenta, eccetera. Comunque, salvo che non siano spoiler, se dico qualcosa di sbagliato, però, correggetemi, perché un lapsus può succedere. Il mio piano... nei confronti di come far vivere la saga è una cosa diversa. In che senso proiettili traccianti? Nel senso che, come nel mondo reale, esiste una tipologia di proiettile che lascia una traccia incandescente alle spalle per far sì che sia possibile vederli a occhio nudo. Aiuta a mirare qualora non si utilizzi l'Iron Sight durante una rosa di... insomma, non una rosa. Mi scappa il termine, comunque, una sequenza di colpi. Sì, lo so che sono lento con i laser. Sì, non sono più giovane. Non ho più il ritmo nel sangue. Raffica. Grazie ragazzi, raffica. Vedete? War has changed, ma anche Mike has changed. No, non è vero. Proprio perché non cambio mai che mi dimentico queste cose. Una piccola precisazione, nella realtà i traccianti sono sempre a inizio caricatore per aggiustare la mira nella raffica. Eccezionale. Dunque, eccoci arrivati a una parte molto divertente. Molto divertente. Fai attenzione, non devi assolutamente usare armi in questa zona.
Ho già programmato i nanoidi. Non sarebbe nemmeno in grado le di... Le nanomacchine, vorrei cosa? Dire. Di che cosa state parlando? Che cazzo dice? Ti sei dimenticato che sei nel deposito delle testate nucleari? Non le hai ancora viste? Già, ci sono un sacco di casse qui, ma... Vuole dire che sono tutte testate nucleari? Sì, sono tutte testate smantellate. E le lasciano qui così? Proprio come diceva il presidente Baker. Nell'incuria più completa. Il loro budget è molto limitato. Si sforzano di mantenere una facciata di efficienza per i media, ma all'interno le cose sono diverse. Natasha ne sa molto più di me. I meccanismi di detonazione sono stati rimossi da tutte le testate contenute nelle casse, per cui non ci sono pericoli di esplosione. In caso di rottura di una testata, però, ci potrebbero essere perdite di plutonio e sarebbe un bel problema. Snake, non usare la tua arma da fuoco nel piano dove ti trovi. Santo cielo, che poi tra l'altro mi rendo conto che può essere tremendamente fastidioso il modo in cui parlano con i personaggi, perché hanno un po' l'effetto sto leggendo un testo, non lo sto vivendo, però diciamo che ci si accontenta in questi casi, ecco. Questa mappa è particolare, molto importante in realtà, perché ora, detto fra noi, ok? È molto importante per me, è cruciale che non si facciano spoiler per chi non conosce i successivi capitoli della saga. E ci sono alcuni spoiler che sono crucialmente dannosi per qualunque tipo di esperienza. Questi ultimi non devono minimamente essere posti all'attenzione delle persone. Quindi purtroppo dovrò fare lo stronzo e uccidere qualcuno. Mi dispiace molto ucciderli, perché in realtà è molto bello giocare stealth qui, ma ci tengo particolarmente a costruire un dialogo nei confronti di qualcuno che forse conosce un po' di più la saga, perché dopo tutto questo tipo di live coinvolge un po' tutti. Questa porta la rivedremo, eh. Ma basta, non fate troppo casino nei commenti, perché certe cose non vanno sottolineate. Allora, queste sono le testate. E se ci pensate, siamo dinanzi a quello che è fondamentalmente davvero uno stoccaggio di armi nucleari in un videogioco del 1998 che prende molto sul serio l'argomento. È molto interessante ed è sempre meraviglioso sapere che si può approfondire in qualunque modo. I sopravvissuti a una guerra sviluppano una sorta di sesto senso che li avverte del pericolo. Fidati del tuo istinto di soldato e di giocatore. E di giocatore. Cioè, questa cosa è bellissima. Rendetevi conto della bellezza che è questa frase. Cioè, ti dice, usa la tua esperienza di giocatore. È eccezionale. È un parallelo veramente... può sembrare buffo, ma dimostra com'è scritto Metal Gear. Snake, quella è una zona di stoccaggio delle testate. Sono tutti pieni di testate nucleari? Sì, ma il loro meccanismo di detonazione è stato rimosso. Allora, non devo preoccuparmi che quest'isola diventi una pila di macerie fumanti. Beh, se l'involucro viene danneggiato, possono fuoriuscire delle sostanze radioattive. Cerca di non usare la pistola da queste parti. Sono piccoli dettagli, tutte cose che è possibile approfondire quanto vogliamo, chiamare le persone quando si vuole, avere un dialogo con loro. Snake, devi salvare il dottor Emmerich, ingegnere capo del Metal Gear. Probabilmente lo tengono prigioniero al secondo piano del deposito delle testate. Snake, non usare la tua arma da fuoco nel piano dove ti trovi. Benissimo, benissimo. Abbiamo avuto tutta una sequenza di informazioni che ovviamente adesso ci impedirà di sentirci particolarmente liberi. Mentre noi abbiamo ora questo soldato particolarmente noioso e molte scelte che avremo in Metal Gear Solid 2 o in Twin Snakes ovviamente non sono disponibili. E ci tocca fare la scatola. Leggo di un sacco di persone che hanno problemi con la live, ma non credo siano realmente problemi che esistono. Provate ad aggiornare la pagina. Vedete come gioca un ragazzo un po' veterano di Metal Gear? Ne ha bisogno, ne ha bisogno. Ora, noi potremmo ucciderlo in molti modi orribili, quell'uomo. Potremmo anche farlo cadere dal bordo del balcone e farlo sfracellare a terra, cosa che però, ovviamente, non faremo. Sarebbe ingiusto.
probabilmente è colpa di Twitch, però, eh. Provate a smanettare quanto più possibile. Ora, kick su kick. Non posso fermarmi, ragazzi, troppe kick. Guardate un po'. Col fumo. Sta facendo pipì. Ora. Nel mentre abbiamo lui che sta facendo pipì qui. Con tra l'altro la censura che non smette di essere animata. Metto pausa perché siamo in live e ci tengo molto ad avere un'interazione con voi. Ora. Questa è una domanda che voglio fare sia a chi conosce Metal Gear, sia a chi lo sta vivendo per la prima volta. Che mi rendo conto che può sembrare che lo stiamo vivendo frettolosamente, perché non smetto mai di parlare, ma perché è denso. È un videogioco denso, è un videogioco di cui si può affrontare molti tipi di approfondimenti e discorsi ed esempi e chicche e esplorazioni in continuazione. Dunque, secondo voi, cosa farò adesso? Cosa fa ogni giocatore un po' anziano di Metal Gear Solid? Avete due opzioni. Abbiamo due opzioni tremende. Allora, diciamo che abbiamo a che fare con molte risposte, ma in realtà nessuno ha indovinato quello che farò. Avete tutti indovinato l'alternativa a quello che farò, ma l'alternativa è sempre meno interessante. Molti mi stanno dicendo sparagli nei gioielli, ma non si può sparare con una mira precisa in Metal Gear Solid 1, lo abbiamo capito ormai. Moltissimi invece mi hanno dichiarato la loro conferma, la loro teoria confermata, mettigli un C4 sulle spalle, perché nella scorsa puntata vi ho detto che potevamo farlo. Invece ecco voi che The Bullet 93, The Bullet, a seconda dei casi, ha indovinato. Facciamo veramente i cani, facciamo veramente gli stronzi, ragazzi. Giochiamo un po', facciamo gli scemi. Caro il mio soldato, dovrai vivere un'esperienza interessante. Anzi, quasi quasi. Anzi, senza... Cosa facciamo? Zip. Lo so, ragazzi, mi dispiace. Tra l'altro, adesso è morto, però mi rendo conto che Twitch sta dando problemi. Sta dando problemi chiari perché, tra l'altro, quante volte ho detto tra l'altro? Mi sto rendendo conto che il numero di visualizzatori e di connessi cambia molto spesso. Trema, va da 0 a 1600, che è un numero pazzesco, siamo veramente tanti. Allora, Metal Gear Solid è un videogioco molto aperto e molto divertente. Su questo non ci piove. Mentre questo è, come potete notare anche dall'icona perfettamente leggibile, il bagno delle signore, quindi non è giusto andare a dar fastidio. Non sente. Ok, andiamo al piano inferiore per ora. Abbiamo altro da fare. Qui è ancora presto per esplorare. È ancora presto, ragazzi. B2. Ma come entra su? Non si può. Non è un livello 5. O un livello 6, mi pare. Hal Hemerick, il cui nonno è nato in una data particolare. Ne dovremo riparlare, ragazzi. Stiamo giocando in maniera molto sgargiulla stasera, ma sapete benissimo quanto amo approfondire. E esattamente come è presto per parlare della trama parricida di Metal Gear Solid, e non solo parricida, come sarà interessante discutere di ciò che ha reso Solid Snake nel 2005 ciò che è, con le sue esperienze nel 99. Avremo tempo, modo e occasione. Ora
queste porte sono diverse dalle altre. E avremo un altro contatto. E presto, qualcosa di assolutamente memorabile, forse una delle scene più memorabili della storia del videogioco, specialmente della quinta generazione. Tra l'altro, è bellissimo poter anticipare quello che ci aspetta guardando. Abbiamo avuto una decompressione. Non è una decompressione. Abbiamo avuto una pulizia dell'aria, un'aspirazione dell'aria, e c'è un pavimento elettrificato. Snake, sta attento. Il posto è saturo di gas e il pavimento è elettrificato. Prima di tutto, distruggi l'interruttore dell'alto voltaggio. La centralina si trova sulla parete di nord-ovest. Ma come faccio? Non ci arrivo. Usa un missile teleguidato. Cioè, capite quanto è già... quanto è vario questo gameplay? È intenso, è denso, è pregno di eventi diversi. Narrativamente, per ora... sembra una missione di spionaggio che però ha già un mistero. Il direttore della DARPA, il presidente Baker, morti di infarto. Ho i brividi. Allora, Nastasha, hai qualcosa da dire? È come diceva Baker. Le sostanze nucleari conservate... sì, ma non è il momento, vabbè. Crescente. Esatto, carrellate panoramiche. Non era qualcosa che si vedeva prima nei videogiochi. La costruzione delle armi atomiche. Prodotti nucleari, ingegneri nucleari e tecnologia manifatturiera. Tutti e tre si possono facilmente reperire, sia legalmente che illegalmente. Se hai abbastanza denaro, intendo. Certo. E abbiamo una delle esperienze più divertenti, non è quella a cui mi riferivo prima, ma con il missile Nikita noi possiamo effettivamente avere un tipo di interazione con il gameplay che prima non era possibile, ossia effettivamente giocare in prima persona. Noi possiamo lanciare un missile e, guardate un po', guidarlo. Possiamo guidarlo a comando. Però, qualora volessimo avere un sistema di controllo più preciso per vedere dove andiamo, è possibile andare in prima persona. Se si disattiva l'arma, il missile esplode. Ora noi lo faremo per garantire una boccata d'aria al nostro caro Snake. Però, ora andiamo. Dobbiamo distruggere il sistema di controllo che abbiamo visto poco fa. E ci sono delle telecamere, tra l'altro, armate qui. È molto rischioso muoversi. Ed è facile che un proiettile vagante, appena viene visto il missile, lo distrugga, esattamente come in questo caso. Si insiste. Prima o poi troveremo il percorso giusto. Sono molto contento di potervi mostrare tutte queste piccole chicche. Oh, la porta. Meraviglioso. Tra l'altro l'esplosione ha distrutto, avete visto? Non so se l'avete notato, ma l'esplosione di poco fa ha distrutto la telecamera che ci aveva colpito. Magico. Eccoci qua. Boom! Oh, presto, una boccata d'aria. Oh. Nastasha, che ci dici tu, Nikita? Quelli sono missili da ricognizione teleguidati, detti anche missili Nikita. Hanno delle telecamere CCD montate sul cono frontale. Dopo che li avrà lanciati, trasmetteranno i loro dati visivi sul tuo monitor. Sei libero di guidarli in qualunque direzione. Ma i missili hanno una riserva di carburante limitata. Tieni d'occhio l'indicatore. Premi il tasto vista soggettiva per vedere i dati visuali dei missili. Non sprecarli. Ragazzi, ma... visto che c'è da dire che più o meno l'85% dei commenti sono di disperazione acuta su Twitch e che sono quasi felice del fatto che non riguarda me, che non ho perso un fotogramma stasera. Volete che tronco e rimandiamo?
potrebbe essere la scelta giusta. Cioè, io non scappo, purtroppo venerdì non ci sono. Però molti hanno problemi. No. Non mi fermo. Ok, insistiamo un po'. Visto che molti non hanno problemi, cercate di rigenerare la pagina, cambiare browser. No, quindi non mi fermo, però ocio. Allora, fatemi sapere, ok? Sono pronto. Ora, abbiamo eliminato il problema elettricità, ma il gas è ancora presente. Quindi possiamo comunque esplorare un po' le stanze e vedere cosa si trova all'interno di questi uffici. E credetemi, in questi uffici si trovano tra gli oggetti più importanti a livello di segreti di tutto Metal Gear Solid. Ora, beccati questo, telecamera! Gas mask, esattamente quello che desideravo. Il resto dell'esplorazione la faremo tra molto, molto, molto tempo. Ora risulta quasi superfluo farlo, ma guardate che meraviglia. La maschera antigas ha una visuale in soggettiva unica e toglie l'audio di gioco. Lascia soltanto il tuo respiro. Ragazzi, cioè, li percepite, cioè, riuscite a capire il livello di cura per piccoli dettagli che ancora oggi spesso vengono in qualche modo messi in secondo piano, che ha quest'opera? È fantastico. Però, essendo comunque un gioco di una certa età, non puoi aprire la porta se non equipaggi la scheda. Distruggiamo le telecamere, così siamo liberi. Ah, che birbanti. Ora, volete vedere una delle scene che sono perfettamente rese anche in Twin Snakes, per ovvie ragioni che potrete facilmente intuire? Ah, ovviamente io poi vi dirò le scene che ritengo più, ve l'ho promesso, più sbagliate in Twin Snakes. E non parlo di Solid Snake che fa surf su un missile, perché c'è anche quella. Ne riparliamo, eh. Cosa c'è scritto qui? Sangue. Hull's Lab. Il laboratorio di Hull. Sembra così pericoloso. Keep out. Bravissimo Henry, questa è una scena horror. In Twin Snakes diventa action. Regia, ed è molto importante. Alzo il volume. È arrivato il momento di non straparlare. Metal Gear Solid. Pensatevi a 11-12 anni a vivere questo. Sembra che sia stata una lama a ucciderli tutti. Fantasma! Ah!
lo abbiamo già visto, quell'uomo. Il fatto è che Kojima qui è riuscito a mettere veramente classici cliché dell'animazione giapponese in maniera veramente acuta. Vogliamo parlare di dettagli assolutamente osceni, nel senso dire sconvolgenti a livello positivo, in un videogioco per PlayStation 1, che non è affatto qualcosa da sottovalutare, ragazzi. Ora, torno indietro nella mia memoria di quando me ne sono reso conto da piccolo e rimasi colpito. Sappiamo che i corpi non appaiono sui radar, i soldati sì. E qui c'è un puntino sulla mappa. C'è un puntino. Perché quest'uomo è vivo ancora. Respira. Non è stato ucciso. È paralizzato. La spada gli ha probabilmente tagliato di netto la spina dorsale. Sta morendo dissanguato e noi non possiamo fare assolutamente niente. Non abbasso ancora. Resistete un momento con l'audio alto di gioco. Ho fatto il chiacchierone quando dovevo stare zitto. Ma ora ci saranno delle cutscene e va bene stare pompati. Poi lo aggiusto. Promesso. La porta è di livello 4, ma possiamo aprirla perché è distrutta. Andiamo. Una mimetica ottica? Ma chi sei? Dov'è il mio amico? Cosa? Di che cosa stai parlando? Questo chi è? Snake! Tu sei quel ninja? Ti stavo aspettando, Snake! Chi sei? Non sono né un nemico, né un amico. Io sono tornato da un mondo dove queste parole non hanno alcun senso. Ho rimosso tutti gli ostacoli. Ora tu ed io ci batteremo fino alla morte. Che cosa vuoi? È da molto tempo che aspetto questo giorno. Ora voglio godermi questo momento. Cosa? Che cosa vogliono questi? Sembra uno dei miei cartoni animati giapponesi. Sono venuto da un altro mondo per combattere con te. E perché? Per vendetta? Niente di così futile come la vendetta. Un duello all'ultimo sangue con te. Solo così la mia anima potrà avere pace. Io ucciderò te, o tu ucciderai me. Non farà alcuna differenza. Ah, perfetto. Puoi ammirare lo spettacolo da là dentro. Quell'uomo mi serve. Non toccarlo. Avanti, fammi sentire vivo. Fammi assaporare ancora la vita. Comincia un'altra boss fight. Comincia un'altra boss fight. E in questa boss fight, ragazzi, abbiamo a che fare con una delle arene, delle scritture, delle novità più geniali, ma soprattutto non geniali, più coreografiche della storia della PS1. E insieme a questo, ringraziando intanto Dancore o Dancore 4 che mi ha fatto un dono gigantesco, grazie del supporto, ti chiami modesto contributo, grazie di cuore. Qui abbiamo, oltre a una rappresentazione veramente muscolosa dell'energia, del potere di PlayStation dell'epoca, avevamo oltre a questa dimostrazione di forza da parte di Kojima, della sua capacità di sfruttare quei pochi bit di potenza, abbiamo anche dei dialoghi interattivi. E successivamente a Grey Fox,
avremo, che ancora non sappiamo come si chiama, ma a un certo punto lui, Snake, avrà l'epifania. Grey Fox! Sappiamo anche cosa sto citando e chi, Egoraptor, però successivamente avremo Psycho Mantis. E Psycho Mantis è la boss fight, forse una delle 5 boss fight più famose della storia del videogioco intero. È una cosa tosta da dire, eh? È una cosa tosta perché è reale. Ora vi faccio vedere come facciamo a combattere un ninja di questo livello. È troppo veloce, sembra conoscerci. Abbiamo preso un FAMAS, va usato. Il Nikita è bloccato. Prendi questo. Cazzo, avete visto? Non puoi battermi con un'arma come quella. Una sala computer. Ah! No, non puoi. Fammi giocare. Cazzo, Frank. Buono, buono. Guardate ragazzi, guardate qui, eh. È possibile distruggere l'area. Una granata. Presto. Pshu. Ragazzi, sì, lo so, tutti abbiamo voluto ricreare quel trailer. Un'razione. Patetico. Il vecchio Solid Snake non avrebbe mai avuto bisogno di quest'arma. Quanto ci tenevo a questo dialogo. Ragazzi, questo è oltre il futuro. Presto, un C4. Finirà in trappola, ninja. Ha schivato un'esplosione. Oh ragazzi, patetico. E Itami, grazie, grazie di cuore. Mi state facendo dei doni giganteschi stanotte. Grazie. Avete visto? Eh? No, no, perdonatemi. Ho chiamato il ninja Frank. Scopriremo il suo nome più in là. Non preoccupatevi. L'ho fatto apposta, non è stato neanche un lapsus. Ogni tanto mi piace sparare queste cosine qua, perché non sono veri spoiler. Ora però, che succede? Ci sono varie cose che possiamo provare. Cosa intende che non possiamo utilizzare quell'arma? È semplice, no? Però, dopo tutto è un cyborg. Si può barare. E se utilizzassimo una chaff? Avete visto il punto esclamativo? Purtroppo la chaff lo blocca. In ginocchio. Non può fare nulla fino alla sua durata. E questa è solo parte di quello che avverrà su questo scontro. Ciò che lui desidera. Ciò che lui si ricorda di noi, chiunque gli sia. E che non avevamo bisogno di armi per essere degni di un combattimento mortale. Qual è l'arma dell'uomo? Qual è l'arma primordiale di un essere umano? Eh? Ninja! E reagisce. Beh, ora possiamo combattere davvero i guerrieri. Corpo, corpo, la base del combattimento. Solo un folle affida la sua vita a un'arma. Solo un folle affida la sua vita a un'arma. Oh, bravo, mi hai preso. Avete visto che ha alzato i fogli? Fantastico, eh? Oh, giusto. E questa è una PS1. Scusate. Benvenuto, Gabrens. Grazie.
È impressionante il fatto che io stia potendo condividere Metal Gear Solid con così tante persone, quando l'ho fatto per una vita, con parenti, amici cari, compagne. È commovente. Cioè, questo è più di un sogno che si avvera. Io sto comunicando a... È qualcosa che non avrei potuto fare in una vita, il numero di persone. Solo stasera che sta avvenendo questo scontro con me, io poterne parlare liberamente davanti a un enorme divano virtuale è emozionante. Grazie Diego, grazie di cuore. Mi sto emozionando da morire e sto anche prendendo, scusate, che vabbè, è veramente una fantasia che si avvera. Forza, perché anche questa boss fight aveva le fasi. Che dettagli. 1800. Poi vabbè, lo sappiamo, mi spiace, lo so che da grandi fa ridere, lo so. Abbiamo Ocelot. Ah, che bello infilare un proiettile nella camera ben oliata. E poi abbiamo Snake, prendimi su. Mi spiace, sta cosa merita la pausa, perché io è bello che è stata presa per il culo da ogni cosa, da ogni appassionato. Snake, prendimi su. E si va a nascondere effettivamente come un coglione. Cioè, qui fa nascondino. Tra l'altro è un nascondino. Ricordiamoci che è del 98, un nascondino in cui tu devi utilizzare gli occhi per vedere le distorsioni della sua mimetica ottica. Non sai neanche morire. Tuttavia, noi siamo videogiocatori. Sbaglio, Master Miller ci ha dato un certo consiglio. Ah, sì. Usa la tua esperienza da videogiocatore. Hai ragione. Ops! Sono qui, Snake. Dove sei? Birbandello. Che tra l'altro è un'opzione... È opzionale trovare il Thermal Goggle. Quindi è meraviglioso. Contatterò sicuramente, Diego. È bellissima questa cosa, però. Cioè, non è neanche divertente. Cioè, non è buffo. Stavo aspettando questo dolore. Questa è una cosa molto importante per il personaggio. E qui cambia completamente il modo di combattere. Fammi ancora male. Così. Ragazzi, io vi chiedo una cosa, però. Lo so, specialmente in una live, fa un sacco ridere. No? I'm so fucking crazy! Fa ridere. Perché dopo tutto è un fammi ancora male. Così! Però non è da prendere in maniera buffa. Quindi fate le battute. Pensateci. All'interno di una base segreta in un'isola sperduta in mezzo al ghiaccio, un cyborg ninja riconosce un soldato infiltrato mandato dal Pentagono per fermare un attacco terrorista creato da una nuova autonoma Foxhound. E effettivamente ha una forte forma di masochismo all'interno di uno scontro che ha voluto eseguire fino alla morte, corpo a corpo, con questo soldato. Grazie, Kane. Fammi ancora male. Eccolo, lo ricordo quel pugno. Ecco la citazione della prima live. Fantastico questa cosa del teletrasporto.
Loki needs healing. Scontro di ossa e tendini. Quanto adoravo il doppiaggio di questo personaggio quando diceva queste cose. Ah, troppo vicino, volevo farvelo vedere. Esatto, questa boss fight non è soltanto dinamica, ma è molto, ma è anche piena di coreografia. Oh, me lo sentivo, Snake. Ora ricordi chi sono. Questa non è una cazzina. Puoi essere tu. Lunga. Sei stato ucciso a Zanzibar. Ci faceva capire già nel 98 che era cugino. Che cosa? No! Un'altra volta! Che cosa ti sta succedendo? Zanzibar c'erano molti più Grey Fox, però. Colonnello, quel ninja è Grey Fox, non ho dubbi. Ridicolo, lo sai benissimo che è morto a Zanzibar. No, avrebbe dovuto morire, ma non è stato così. Cosa? Dici? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde dopo il suo ritiro. Era in carica il mio predecessore, il dottor Clark. Il dottor Clark? Dottoressa. Sì, è stato lui a iniziare il progetto di terapia genetica. E dove si trova ora? È stato ucciso da un'esplosione in laboratorio circa 2 anni fa. Che cosa ne è stato di quel soldato? Come soggetto sperimentale, decisero di usare il corpo di un soldato recuperato dopo la caduta di Zanzibar. Ed era Grey Fox? Ma era già morto? Sì, ma lui l'ha riportato in vita. Lo ha infilato in un prototipo di esoscheletro e lo ha tenuto sotto sedativi per 4 anni, mentre faceva esperimenti su di lui come se fosse un giocattolo. I soldati genetici di oggi sono il risultato di quegli esperimenti. Questa è la cosa più schifosa che io abbia mai sentito. Lo hanno usato per sperimentare tutti i tipi di tecnica per la terapia genetica. Naomi, perché non ci hai detto prima di questa storia? Perché si tratta di informazioni riservate. È l'unica ragione. Mamma mia, manco sai mentire. Naomi, cos'è successo in seguito a Grey Fox? Il rapporto afferma che è morto nell'esplosione. Ho capito, ma anche se quel ninja fosse Grey Fox, la domanda è, perché si trova qui? Non so, ma da quello che ho capito lui non si ricorda chi era. Intendi dirmi che è ridotto a un robot senza mente? Non ne sono certo, ma sembra intenzionato a combattermi fino alla morte. Ci incontreremo ancora, ne sono sicuro. Allora lo affronterai di nuovo? Fino a quando non lo ucciderai? Non lo so. Mi sembra che sia questo quello che vuole. Vedrete cose fantastiche a breve. Per quanto tempo hai intenzione di restare lì dentro? Oh, sei uno di loro? No, io lavoro da solo. Da solo? Sei anche tu uno, Otaku? Avanti, esci. Cazzo dici? Non possiamo restare qui in eterno. Ah,
La tua uniforme è diversa dalla loro. Sei l'ingegnere capo del Metal Gear, Hal Emmerich, giusto? Come fai a conoscermi? Meryl mi ha parlato di te. Oh, allora sei qui per salvarmi. Mi spiace, ma prima c'è un'altra cosa che devo fare. Va bene. Mi basta che tu non sia uno di loro. Ah, sei stato ferito. Sono a posto. Ho solo preso una storta alla caviglia mentre cercavo di fuggire. Bene, se tutto qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Sì. Ho delle domande da farti. La famosa servono scena informazioni sul Metal Gear. È importante. Il Metal Gear? Esatto. Qual è il vero scopo del Metal Gear? È un sistema DMT mobile, è stato progettato per abbattere i missili nucleari, solamente a scopo difensivo, naturalmente, perché... Bugiardo! So benissimo che il Metal Gear non è altro che una macchina di morte dotata di missili nucleari. Missili nucleari? Ma di che cosa stai parlando? I terroristi hanno intenzione di usare il Metal Gear per lanciare una bomba atomica. Vuoi farmi credere che non lo sapevi? Vogliono montare una testata smantellata nel modulo missilistico DMT del Metal Gear? Sbagliato. Fin dall'inizio lo scopo di questa esercitazione era di mettere alla prova la capacità di lancio nucleare del Metal Gear usando una finta testata. I terroristi stanno solo continuando il lavoro che avete iniziato. No, non è vero! L'ho sentito direttamente dal tuo capo, Baker. No. Un missile nucleare sul Rex. Allora non lo sapevi davvero? No. Dell'armamento si occupava un dipartimento separato e il presidente in persona si occupava dell'assemblaggio finale sull'unità principale. Il presidente Baker. Proprio lui. Non mi hanno mai detto di preciso di quali armi dispone il Rex. So solo che montava una mitragliatrice Vulcan, un laser e un cannone a rotaia. Hai detto un cannone a rotaia? Sì. Utilizza dei magneti per sparare proiettili a velocità elevatissima. La tecnologia era stata pensata originariamente per il progetto SDI prima di essere scartata. Noi siamo riusciti a miniaturizzare l'arma con un progetto congiunto di Armstech e Rivermore National Labs. È sul braccio destro del Rex. La funzione principale del Metal Gear è il lancio di missili nucleari. Sei sicuro di non dimenticare niente? È vero che il Metal ha un modulo sul retro dove possono essere alloggiati fino a 8 missili, ma mi stai dicendo che fin dall'inizio si è pensato a missili nucleari? Io avevo appena finito Crash Bandicoot Warped, cioè... Ma cosa? Sì, ma non è tutto qui. Se il Metal Gear potesse lanciare solo missili nucleari standard, non avrebbero avuto bisogno di condurre questo test per avere dei dati. No... Che sia... I Rivermore National Labs, che ci hanno affiancato nello sviluppo del Metal Gear, stavano progettando un nuovo tipo di arma nucleare, utilizzando i dispositivi sperimentali per la fusione laser e i supercomputer dell'NIF. Insomma, hanno creato una nuova arma nucleare in un centro per esperimenti di simulazione VR, giusto? Già, ma non si possono usare i dati della simulazione, servono i dati relativi a un lancio vero. Questi sono una parte dei supercomputer. Se li colleghi, puoi simulare qualsiasi cosa in ambienti virtuali. Tutto nel campo della teoria, però. Allora questa esercitazione serviva a mettere le cose in pratica. Anche se li ho distrutti. Che cosa ha fatto il nostro presidente? Se quei terroristi lanciano quella cosa... Dannazione! Dannazione! Sono stato un idiota! È tutta colpa mia! La verità è che mio nonno faceva parte del progetto Manhattan. Ha sofferto per il suo peccato. Per il resto della sua vita. E mio padre è nato il 6 agosto del 1945. Il giorno della bomba su Hiroshima. Con il nonno. Beh, dopo tutto Dio è il senso dell'umorismo. Tre generazioni di Emmerich. Dobbiamo portare scritta nel nostro DNA la maledizione delle armi nucleari. Oh, tranquillo, tu non sai, ragazzone mio. Già. Sai, mi illudevo di poter usare la scienza per aiutare l'umanità. Ma alla fine l'unico che ha fatto la figura dello stupido sono io. Usare la scienza per aiutare l'umanità funziona solamente nei film. Smettila di piangere, riprenditi.
Dov'è il Metal Gear? In quale zona della base è custodito? Il Rex è nella base di manutenzione sotterranea. E dove sarebbe? A nord della torre di comunicazione, ma è molto lontano da qui. Anche il sistema di aggiramento dei codici di detonazione si trova là. Sì, nella sala comandi della base. Farei meglio sbrigarti. Se stanno pianificando il lancio dall'inizio, allora il programma balistico probabilmente è già stato terminato. Sono alcune ore che non mi contattano, credo che non abbiano più bisogno di me e penso che già siano pronti a lanciare. Meryl ha la scheda per bloccare i codici di detonazione. Ci metteremo in contatto con lei. Se non riusciremo a bloccare il lancio, dovremo distruggere Rex. Ti mostro la strada. E la tua gamba? Non farai altro che rallentarmi. Avrai bisogno di me se dovrai distruggere Rex. Non di te, solo del tuo cervello. Ma io ho creato Rex, è mio diritto, è mio dovere distruggerlo. Trova il modo di fuggire. Una volta che la costa sarà libera, ti contatterò via codec. E come faccio a fuggire da un'isola? Tusce. Ok. E allora? Nasconditi e resta in contatto con me. Conosci bene questo posto, non è vero? Naturalmente, e non preoccuparti per me. Io ho questa. In realtà ne hai altre quattro e non me ne dai una. È la stessa tecnologia di mimetizzazione del ninja. La Foxhound intendevo usarla, ma con questa io sarò al sicuro. Caviglia slogata e tutto il resto. Perfetto, ma preferisco che Meryl ti tenga d'occhio. Meryl, l'ingegnere sta bene. Sono felice di sentirlo. Voglio che tu ti occupi di lui. Dove ti trovi ora? Molto vicino. Eccola, è lassù! Merda, mi hanno scoperto! Meryl, che cosa succede? C'è qualcosa di strano. Senti qualcosa, come una specie di musica. Com'era vestita? Indossava la stessa uniforme verde dei terroristi. Quella musica, ragazzi. Un travestimento. Avevo una camminata così provocante, un modo di sculettare. Hai guardato bene. Aveva proprio un bel sedere, eh? È il suo modo di camminare. Mi fanno morire. Mi fanno morire. Se si è travestita da terrorista, dovrai contattarla in un momento in cui è sola. E c'è solo un posto dove puoi essere certo che lei lo sia. Cioè? Non fare lo stupido. Cioè? Io lo capire, cioè? Tieni, usa questa cosa tessera di sicurezza. Cosa stai per tirare fuori, Otacon? No, no! È del quarto Ma livello. Ma tu sei un otaku! Non è che ti senti male. Eh? Ti senti bene, non hai nessun disturbo. Ma che cosa c'è che non va? Tutto d'un tratto diventi protettivo? Coppa. Niente. Coppa. Sono felice che tu stia bene. Sei strano. Ma tutti quelli che ho cercato di salvare sono morti. Si vede che forti sfiga. Lascia stare, dottore. Chiamami Otacon. Otacon. Grande. Vuol dire Otaku Convention. Non dovevi dirlo. Un otaku dirlo, è un ragazzo a cui piacciono i film d'animazione giapponesi. Non dovevi dirlo, Hal. Il Giappone è stata la prima nazione che è riuscita a realizzare robot bipedi. Ancora oggi sono i migliori in tutto il mondo nel campo della robotica. E i cartoni animati giapponesi hanno avuto un ruolo in tutto questo. Proprio così. Non mi sono dedicato alla scienza per creare armi nucleari. Questo è quello che dicono tutti gli scienziati. Sono diventato uno scienziato perché volevo dare vita a dei robot uguali a quelli dei cartoni animati giapponesi. È così! A me sembra una scusa puerile. In realtà quello che porta sfiga è Otacon, ma non... Hai ragione. Devo assumermi le mie responsabilità. La scienza è stata sempre legata alla guerra. Le più potenti armi sono state create da scienziati a caccia di gloria. Ma tutto questo è finito. Non voglio più essere complice di un omicidio di massa. Fai come vuoi, a me servono solamente delle informazioni. Certamente, io so tutto su questa base su Rex. Chiedimi quello che vuoi. Non l'ho mai visto. Inoltre, con questa mimetica posso entrare e uscire dall'armeria e dalla sala mensa. Se hai bisogno di reazioni o di proiettili, fammelo sapere e te li farò avere. Mi trovi sulla frequenza 141.12. Ci vediamo più tardi.
vita del nostro protagonista cresce un po' e abbiamo completato una parte importantissima della nostra esperienza. Tanto che vi dirò, in realtà, visto che mio malgrado devo ancora risolvere qualche problemino dell'Anima Oscura 2 episodio 14, dovremo chiudere questa sera. Ma prima vi faccio vedere una cosa. Non serviva, è rotta. D'altronde sono quasi le 11. Però, purtroppo, l'uomo è morto. E questi sono dettagli terribili. Lo so, è terribile interrompere ora, ma sapete benissimo che se non lo facessimo ci sarebbe una porzione di gioco molto impegnativa e piena, zeppa, pregna di cose da dire. E visto che le vorrei dire, non conviene farlo oltre una certa ora, in cui poi, tra l'altro, lo fai anche meno bene di quello che vorresti. Però abbiamo vissuto una cosa molto importante. Lo scontro con Grey Fox. Ragazzi, questo è quanto. La prossima volta, però, avrò fatto degli esperimenti sulla emulazione e le cose saranno anche più interessanti e più approfondite. Grazie veramente a tutti di cuore, perché siete stati eccezionali stasera, oltre a essere un numero che toglie il fiato. Toglie il fiato. La prossima volta sarà mercoledì, perché questo venerdì non ci sono, purtroppo. Quindi mercoledì prossimo, ragazzi, proseguiremo, affronteremo Psycho Mantis e ovviamente, visto che sapete un po' chi lo sa cosa aspettarsi, non soltanto lui. Però rendetevi conto di come le boss fight di Metal Gear Solid siano iconiche per la loro unicità, ciascuna di esse. Ocelot è un po' buff, un po' poco geniale, molto Metal Gear 2, ma ci sta. E i discorsi su Sahelanthropus sono un po' acerbi da fare, cioè sono un po' prematuri da fare. Ma a livello tecnico il Metal Gear Rex è profondamente superiore al Sahelanthropus sotto ogni punto di vista. Sapete perché? Perché il Sahelanthropus è un ammasso di ferraglia che non funziona. Ma di questo dovremmo parlarne, d'altronde. Ah, si sa, magari si capiva meglio nel capitolo. Oh, non c'è. Comunque, ragazzi, cari otaku, buonanotte. Siete stati meravigliosi. Davvero, alla prossima. È stato un piacere e un onore. Grazie, Barbarossa, ancora. Grazie a tutti. Forza e coraggio. La notte è giovane, c'è da fare. Ma domani dovreste avere l'Anima Oscura 2 se tutto va bene. Il che mi rallegra non poco. Nox, ragazzi, magia pura. Stiamo condividendo Metal Gear Solid su un gigantesco divano virtuale. Wow. Wow. È solo l'inizio. Però è uno degli inizi più belli che si possono avere, perché poi bisognerà confrontarsi con altre realtà. Nox, ragazzi. Alla prossima.